La nostra terra ospita le più diverse tracce delle antiche civiltà. Da Stonehenge in Inghilterra alle colossali piramidi dell'altopiano di Giza. Questi testimoni silenziosi ci danno un assaggio di giorni lontani. Ma cosa succederebbe se ti dicessero che una struttura piuttosto sconosciuta giace dormiente in Africa, che eclisserebbe senza sforzo tutte le altre in termini di dimensioni ed età? Cosa c'è veramente nella gigantesca statua che torreggia centinaia di metri nell'aria e si dice sia stata creata 12.000 anni fa? Chi l'ha creata? Come è stata costruita? E a che scopo serviva? Tuffiamoci insieme nell'eccitante mondo della Signora del Mali e arriviamo a fondo su questo argomento controverso. Ma prima di iniziare, conosci qualche scoperta controversa che continua a causare gravi mal di testa ai ricercatori? Sentiti libero di darci un like e abbonarti, poi scrivilo nei commenti. I commenti più interessanti ed emozionanti saranno contrassegnati con un cuore e appuntati in cima. Signora del Mali. Il geologo italiano Angelo Pitoni ha attirato l'attenzione durante la sua vita professionale con alcuni reperti controversi. Nato nel 1924 e morto nel 2009, il ricercatore ha rintracciato diversi manufatti e strutture che sono molto difficili da collocare in un contesto plausibile. Come accennato all'inizio, questi includono una statua gigante situata nel nord della Guinea. Questa pietra è ufficialmente classificata come parte di una catena montuosa naturale che sorge a 1573 metri nell'aria. Ma quando Pitoni vide il gigante nel paesaggio, gli fu subito chiaro che non poteva affatto essere un oggetto formato esclusivamente dalla natura. E infatti, se diamo un'occhiata più da vicino alla parte anteriore della montagna, riconosciamo una struttura che ci ricorda chiaramente una donna. Quindi può essere che le persone abbiano lavorato intenzionalmente la roccia per darle una nuova forma? Come se questa domanda non fosse abbastanza eccitante, Pitoni è giunto a un'altra conclusione rivoluzionaria durante la sua indagine. Si stima che la statua abbia 12.000 anni. Ma come è possibile? Quali persone avrebbero potuto essere capaci di un'impresa così ambiziosa così tanto tempo fa? Battezzata la Signora del Mali, la scoperta di Pitoni avrebbe immediatamente scatenato un feroce dibattito tra gli archeologi. La maggior parte degli esperti, ad esempio, sospetta che la valutazione dell'italiano sia semplicemente sbagliata. Nel dettaglio, Pitoni era diventato vittima di un'illusione sensoriale comunemente nota come pareidolia. Questo è il fenomeno del riconoscimento di modelli e volti familiari in cose astratte. Pensiamo solo alle varie forme o animali che vediamo nelle nuvole che passano. La testa di pietra nell'altopiano peruviano del Marchahuasi è simile alla Signora del Mali, ma la presunta statua in Africa è davvero solo il risultato del nostro cervello che cerca di assegnare immagini percettive diffuse a un contesto noto? O alla fine abbiamo a che fare con il capolavoro monumentale di una civiltà perduta? Cosa ne pensi? Sentiti libero di scriverci i tuoi pensieri sulla Signora del Mali nei commenti qui sotto. Sky Stones. Coloro che credono nella teoria delle statue a volte si spingono con questa idea anche un po' più avanti. E se le strutture non fossero state affatto create dall'uomo, ma da una specie extraterrestre? Questa tesi, che sembra avventurosa, oltre che incredibile nel primo momento, è alimentata in dettaglio da un'altra scoperta di Pitoni. Brevemente, lo sfondo di questa entusiasmante scoperta può essere riassunto come segue. Nel 1990 il geologo italiano era ancora una volta insieme Sierra Leone. Lì incontrò un capo della tribù Fula, che gli mostrò una serie di pietre blu uniche e brillanti. Affascinato dagli oggetti insolitamente colorati, Pitoni non esitò a comprare alcune delle pietre dal capo. Mi chiedo se questo fosse dovuto anche alla misteriosa storia di sfondo che riguardava le pietre. Se uno segue la tradizione dei nativi alla lettera, questi sono doni del cielo. Secondo la tradizione, le cosiddette pietre del cielo erano state portate una volta da esseri soprannaturali sulla terra. Quando Pitoni tornò in Europa un po' più tardi, portò immediatamente i suoi insoliti souvenir in un'università. Tuttavia, gli esami successivi non hanno dipinto un quadro rivelatore. Le pietre non potevano essere assegnate a nessun minerale conosciuto e anche la colorazione unica ha causato mal di testa agli esperti. Non appena un piccolo pezzo è stato polverizzato e messo sotto il microscopio, non c'era traccia del luccichio blu. Inoltre, sembrava che il materiale potesse resistere anche a temperature
temperature estreme e acidi altamente corrosivi. Ulteriori analisi hanno rivelato che le pietre del cielo erano costituite da oltre il 77% di ossigeno. La composizione è stata completata da carbonio, calcio e un composto organico sconosciuto. Per quanto riguarda l'età, i ricercatori hanno affermato che le Sky Stones potrebbero avere fino a 55.000 anni. Sulle tracce del mistero. Nel frattempo abbiamo un certo Jared Collins da ringraziare per il fatto che la storia delle Sky Stones è ancora rilevante. In un episodio di Ancient Aliens vediamo l'artista americano con una valigetta contenente numerosi campioni dei misteriosi Sky Stones. Per arrivare finalmente al fondo del mistero riguardo gli oggetti, dovevano essere nuovamente esaminati da un istituto scientifico. La prima volta che Collins si è occupato delle pietre misteriose è quando le ha viste a un commerciante di pietre preziose a Hong Kong. Ha dichiarato che le origini di quegli oggetti erano letteralmente in cielo e che aveva dato un campione di roccia a un istituto scientifico per l'esame. Dopo aver aspettato 15 mesi interi, il rivenditore ha ricevuto i risultati delle analisi. Tuttavia i risultati sono stati estremamente sobri. L'esperto responsabile non è stato in grado di determinare la composizione, quindi le pietre sono state classificate come non identificabili. Incuriosito dalla storia, Collins voleva comprare una delle pietre, ma il rivenditore rifiutò. Lasciato altrettanto confuso ma eccitato, l'americano ha poi iniziato a setacciare internet alla ricerca di scoperte comparabili. È così che finalmente è venuto a conoscenza della strana storia di Angelo Pitoni. Da allora in poi, Collins aveva un solo obiettivo: mettere le mani su una di queste misteriose pietre del cielo e scoprire finalmente la loro vera origine. Il cerchio si chiude. E per fortuna un campione era in mostra al Mystery Park di Interlaken, in Svizzera. C'erano alcune statue bizzarre, i cosiddetti nomoli, che sono anche sospettati di rappresentare esseri celesti sconosciuti. Ma con il dispiacere del ricercatore americano, il museo non era disposto a separarsi da un campione di pietra. Pensando di aver raggiunto un vicolo cieco, Collins decise di chiedere ancora una volta al rivenditore di gemme di Hong Kong. Fortunatamente il suo atteggiamento era cambiato nel frattempo. In effetti Collins ha ricevuto un campione di roccia per posta, insieme a una lettera che spiegava la storia del ritrovamento in modo molto più dettagliato di prima. Il rivenditore una volta aveva ricevuto gli oggetti da un venditore italiano che lavorava in India. Lui a sua volta aveva ricevuto gli oggetti da un certo Angelo Pitoni. Collins poi contattò direttamente l'italiano, che gli scrisse quanto segue. Il pezzo di pietra del cielo ora è in tuo possesso. È stato scoperto da un geologo e avventuriero di nome Angelo Pitoni quando era in Sierra Leone. Lì gli indigeni credono che i diamanti siano stelle che sono cadute dal cielo. Un giorno Pitoni scherzò con loro: ma se le stelle cadessero dal cielo, allora il cielo stesso dovrebbe cadere. La loro risposta inaspettata era stata: sì, e sappiamo dov'è caduto. Uno sciamano ha poi portato Pitoni in un luogo dove alcuni pezzi di materiale blu giacevano a terra. Iniziò a scavare la terra e ne trovò più di 200 kg. Tuttavia il materiale non aveva una forma naturale, ma si presentava sotto forma di piramide. In seguito mi sono state mostrate le fotocopie di un rapporto che indicava che il materiale non poteva essere identificato. Domande aperte. Collins ha indubbiamente trovato questa storia affascinante, ma era il momento di ottenere la vera prova che desiderava. Il 6 marzo 2019 ha portato il campione della Sky Stone al Dipartimento di Scienze della Terra e dello Spazio dell'Università di Washington per le analisi. Secondo le sue stesse dichiarazioni, tuttavia, non ha detto agli scienziati cosa stavano esaminando nel processo. In questo modo voleva ottenere un risultato del test imparziale. Ha dato loro solo l'informazione che il materiale sarebbe caduto dal cielo ed è stato poi recuperato sulla Terra. E in effetti gli esperti hanno concluso che i campioni differivano nella composizione da tutte le rocce terrestri. Di conseguenza è ragionevole concludere che sono effettivamente oggetti provenienti dallo spazio esterno. La tesi del commerciante di pietre preziose italiano, che sospetta che le Sky Stones provengano dalla stella Sirio B, non è confermata. Tuttavia finora nessuno scienziato è stato in grado di scoprire in modo inequivocabile l'origine o il meccanismo di origine del materiale. E anche se non si può dimostrare che le Sky Stones siano state portate sulla Terra da alieni, questa storia ci mostra che le leggende delle tribù africane possono alla fine avere un nocciolo di verità.
Quindi ragazzi, ora siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Quali sono le tue teorie sui misteri delle Skystones? Credi che gli oggetti provengano davvero dallo spazio e forse siano stati portati sulla Terra da extraterrestri? Come sempre, lasciaci i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback sul video di oggi nei commenti qui sotto. Non dimenticare di lasciarci un like e un abbonamento per rimanere aggiornato d'ora in avanti. Con questo, grazie per averci guardato, prenditi cura di te e ci vediamo la prossima volta.